Le malattie sessualmente trasmissibili, una volta chiamate anche malattie venere, sono malattie causate da microrganismi che si possono trasmettere o contrarre durante l'attività sessuale. Alcune di queste malattie, peraltro, possono essere trasmesse anche attraverso altre vie. Il termine di malattie sessualmente trasmissibili in realtà è un termine improprio, perché quello che si trasmette o si contrae con l'attività sessuale è l'infezione e non la malattia. Quindi attenzione, perché essere infetto non significa essere malato. Un soggetto può avere l'infezione e quindi trasmetterla, ma non avere o non avere ancora sviluppato la malattia ed essere quindi un soggetto in piena salute. Si tratta in realtà di un male molto antico. Migrazioni e guerre hanno rappresentato i principali fattori di diffusione di queste infezioni. Si narra che i marinai di Cristoforo Colombo, al rientro dal Nuovo Mondo, portarono la sifilide in Spagna, così come poi questa venne portata in Italia dalle truppe francesi di Carlo VIII, di qui il nome di male francese con cui tale malattia era conosciuta. Tali fenomeni migratori sono continuati e aumentati fino ai nostri giorni e associati ad altri importanti fattori, quali fattori biologici, economici e sociali, hanno contribuito alla grande diffusione di queste infezioni fino ai giorni nostri. E negli ultimi anni si è verificato infatti un progressivo aumento di queste infezioni che hanno superato anche i confini geografici in cui per molto tempo a volte sono state limitate e si calcola che oggi attualmente ogni anno vengano registrati 340 milioni di nuovi casi di infezioni sessualmente trasmissibili, escluso l'AIDS. Nuovi costumi, modelli sessuali che cambiano e rapporti sessuali in età sempre più precoce, facilità di spostamento tra i vari continenti rappresentano dei principali fattori di rischio di diffusione di tali malattie, così come migrazioni di popolazioni in cerca di migliori qualità di vita, che spesso hanno portato ad alimentare il mercato del sesso, hanno contribuito alla diffusione di queste infezioni. Cercheremo ora di rispondere a delle semplici domande che possono aiutare nel comprendere meglio tali patologie e soprattutto nel prevenirle. Innanzitutto, da che cosa sono provocate? Sono provocate dai microrganismi che entrano nel nostro corpo attraverso l'attività sessuale e sono in grado di superare le resistenze di difesa del nostro organismo. Possono essere dei virus, come nel caso dell'HIV, delle epatiti B e C, dei condilomi e dell'herpes, possono essere batteri, come nel caso della sifilide, della gonorrea o delle infezioni da clamidia, possono essere protozoi, come nelle infezioni da tricomonas, o parassiti, come nella pedicolosi. Come si trasmettono? In pratica, i microrganismi entrano nel nostro corpo durante l'attività sessuale attraverso lo sperma, le secrezioni vaginali o piccole perdite di sangue che si possono verificare durante il rapporto. In alcuni casi il contagio in realtà può avvenire anche per un contatto diretto pelle a pelle o attraverso il contatto con le mucose della zona genitale, della bocca o dell'ano. Alcune di queste infezioni, peraltro, possono essere trasmesse anche al feto o al neonato durante la gravidanza, il parto o l'allattamento. Come non si trasmettono invece? Non si trasmettono attraverso tosse, sternuti, contatti sociali in genere, quindi attraverso i mezzi pubblici, in ufficio o attraverso l'uso delle toilette, non si trasmettono con le zanzare o con gli animali domestici. Come ci si protegge? Diciamo che nella sessualità l'elemento più importante e prioritario deve essere la conoscenza. Conoscenza di sé e dell'altro, conoscenza del proprio e dell'altrui stato di salute, dei rischi in cui si può incorrere e dei modi, diciamo, come evitarli. Conoscendo si possono prendere delle decisioni responsabili per la propria salute e per il proprio futuro. Quali sono i comportamenti responsabili da adottare per un'attività sessuale senza rischi? Innanzitutto sarebbe buona norma evitare rapporti occasionali con partner sospetti e comunque nel dubbio utilizzare sempre il preservativo. Prestare una particolare attenzione al proprio stato di salute eseguendo dei controlli periodici e non facendo un'autodiagnosi.
Nel caso in cui si sia contratta una qualunque infezione, bisogna evitare rapporti sessuali senza l'uso del preservativo e bisogna eseguire un'adeguata terapia. Ricordarsi che molte di queste malattie sessuali possono essere contratte non solo con la penetrazione, ma anche con i rapporti anali o con rapporti orali. E ricordarsi infine che solo l'uso corretto del preservativo, utilizzato sin dall'inizio del rapporto e non poco prima dell'eiaculazione, costituisce un'efficace misura di prevenzione. È un problema che riguarda tutti? La risposta è assolutamente sì. Chiunque abbia un'attività sessuale senza l'uso del preservativo, indipendentemente dal sesso, dall'età, dal fatto di avere rapporti con persone di sesso diverso, dello stesso sesso, può essere soggetto a questo tipo di infezioni. Le situazioni e le caratteristiche che aumentano il rischio di contrarre questo tipo di infezioni sono l'età inferiore ai 25 anni, l'avere il primo rapporto al di sotto dei 17 anni, il numero dei partner sessuali, avere rapporti chiaramente con un partner che ha un'infezione sessualmente trasmissibile e l'uso di droghe e di alcol. Quando possono essere pericolose? Sebbene queste infezioni possono essere contratte anche con un unico rapporto, anche qualora fosse il primo rapporto sessuale in assoluto, c'è da dire che nella maggior parte dei casi, se diagnosticate tempestivamente e opportunamente trattate, sono del tutto curabili e non lasciano alcun residuo, diciamo, nell'organismo. Se non riconosciute e non trattate, però, a lungo tempo possono causare dei danni anche molto gravi, come la sterilità e i tumori. Alcune di queste, peraltro, non sono mai completamente curabili. Tra le principali complicanze che si possono verificare a seguito di infezioni non opportunamente trattate, ricordiamo che le donne possono essere soggette a sviluppare la cosiddetta malattia infiammatoria pelvica, cioè questi microrganismi sono in grado di risalire ed andare ad intaccare gli organi genitali interni, come l'utero, le tube e le ovaie, e provocare uno stato di infezione. I sintomi che generalmente si associano a questa malattia possono essere inizialmente molto lievi, anche assenti, e poi nel tempo si può sviluppare un dolore pelvico cronico, la presenza di febbre, la presenza di secrezioni vaginali, i rapporti sessuali diventano dolorosi. La cosa più preoccupante di questo tipo di infezione, oltre alla sintomatologia, è data dal fatto che se non opportunamente trattata, in particolar modo le tube possono essere danneggiate e questo può provocare nel tempo sterilità. Queste infezioni, inoltre, possono provocare anche gravi danni durante una gravidanza. Infatti, oltre ad aumentare il rischio di sterilità, possono provocare un aumento del rischio di gravidanza extrauterina, sempre per danneggiamento delle tube, ma provocare anche un aumento degli aborti spontanei, del rischio di parto pretermine e di morte fetale in utero. Possono inoltre essere trasmesse dalla donna infetta al feto o al neonato durante la gravidanza, il parto o l'allattamento. Dopo quanto tempo si possono manifestare i sintomi dopo aver contratto un'infezione? Questo tempo è un tempo molto variabile, da pochi giorni ad alcuni mesi, e dipende dal tipo di microrganismo contratto, ma anche dalle resistenze del nostro corpo nei confronti di tale microrganismo. Abbiamo detto che nella maggior parte dei casi, se opportunamente trattate, si può guarire completamente, ma ricordiamo che in alcuni casi, in particolar modo nel caso dell'AIDS e dell'epatite C, queste infezioni possono poi persistere per tutta la vita. Come scoprire se si ha contratto un'infezione? Dopo il contagio, diciamo in un tempo variabile, possono comparire dei sintomi o dei segni che possono essere, abbiamo detto, anche lievi. Generalmente i primi segni sono localizzati a livello dei genitali, quindi si possono avere secrezioni vaginali, fastidi a livello vaginale come bruciori, prurito, ma a seconda chiaramente del microrganismo, del tipo anche di attività sessuale, questi segni possono comparire anche in zone differenti dei genitali, come ad esempio a livello dell'ano, della bocca, della pelle, o avere anche delle caratteristiche cliniche generalizzate nell'organismo.
Importante che se si ha il dubbio di aver contratto un'infezione sessualmente trasmissibile ci si rivolga al medico. Che cosa succede al medico? Il medico, dopo una visita ed eventualmente con l'aiuto di alcuni esami di laboratorio, può eseguire una diagnosi corretta e quindi improntare una terapia opportuna per il tipo di infezione. È importante anche che si possano fare delle domande al medico riguardo, diciamo, i rischi di queste infezioni anche in relazione al tipo di attività sessuale, ricordando che il medico non è un giudice ma è un operatore sanitario, quindi non esprimerà giudizi in tale proposito, ma potrà aiutarvi a superare delle situazioni più a rischio per questo tipo di infezioni. È importante anche, se si sa di aver contratto un'infezione sessualmente trasmissibile, che anche il partner venga informato. Infatti il partner potrebbe essere a sua volta portatore dell'infezione ma non avere sintomi e quindi non essere curato, e pertanto potrà continuare a trasmettere l'infezione anche una volta che l'altro soggetto sia completamente guarito dall'infezione.